Sono Eros, abito a Cameri in provincia di Novara. Ho 12 anni e questa sera vi farò ascoltare dei brani con uno strumento molto popolare, l'organetto, o meglio detto la fisarmonica diatonica. Perché fisarmonica diatonica? È detto fisarmonica diatonica perché rispetto alla fisarmonica è uno strumento sia diatonico sia bisonoro. Cosa vuol dire? Che ad aprire fa un suono e a chiudere ne fa un altro. Invece la fisarmonica no. La fisarmonica sia ad aprire sia a chiudere fa sempre la stessa nota. Infatti, stasera vi presento i miei tre organetti. Il primo è questo qui, che è un due bassi, infatti potete notare qui dal numero dei bassi. E questo qui è stato il primo organetto in tonalità di re. Poi come secondo organetto ho un sol, che invece questo qui è un quattro bassi con doppia fila. Ed è sempre marca di Dino Baffetti, come il due bassi. E poi in finire suonerò anche con l'otto bassi. Questo qui diciamo che è uno strumento molto antico, però è un otto bassi, è uno strumento antico, però c'è sempre il suo suono, un do maggiore. Adesso inizierò suonando con il re, quindi il due bassi, suonando la polca festosa con la base musicale sotto. Buon ascolto. Thank you.
un valzer, Mr. Valzer, sempre con il re. Del Cilento, ovvero del sud della Campania, e questa è una tarantella molto popolare. E questa però la eseguirò invece con il quattro bassi in sol. Thank you.
invece, sempre con i quattro bassi, eseguirò un valzer, anzi, una mazurka che si chiama la mazurka campagnola. Un brano conosciutissimo di Gino Paoli, ovvero Sapore di sale in versione bachata. Thank you.
invece vi farò ascoltare due pezzi con l'otto bassi. Il primo sarà Confusion e il secondo invece Vita Nedda. Purtroppo questi qui non li potrò suonare con la base. Adesso vi farò ascoltare Vita Nedda. Thank you.
Essendo che siamo in tema natalizio, vi farò ascoltare Tu scendi dalle stelle. Spero vi siate divertiti e buona serata a tutti.